È mancato un po' di cattiveria, sotto rete manchiamo sempre un po' di cattiveria, c'è stato sempre qualcuno un po' egoista sotto la porta che non dà l'ultimo passaggio al compagno. Comunque in settimana abbiamo studiato bene questa partita, sapevamo che questa era una buona squadra in casa, che giocava bene, c'è un ragazzo Manzi che è uno che fa la differenza in C1. Comunque tutto sommato è stata una bella partita tirata, fatta bene, abbiamo fatto un'ottima partita, peccato solo alla fine. Ci è mancato il colpo finale di vincere la partita. E da qui in avanti cosa si aspetta dei suoi in termini anche un po' di gioco e anche di risultato per risollevare un po' la classifica? Sicuramente è iniziato oggi il nostro campionato, con la squadra tutta unita. In settimana abbiamo fatto un discorso a tutti i ragazzi e vediamo adesso, da oggi in poi, di lavorare di più sul campo e vedere un po' di trovare questo gioco più veloce, vediamo un po'. Comunque adesso inizia il nostro campionato, fino alla fine. Ci divertiremo sicuramente. Guarda, non lo so, è un periodo, non lo so, stavamo giocando benissimo fino a sabato scorso e giochiamo sotto ritmo, senza intensità. Abbiamo fatto già sabato a Sant'Erasmo, si è ripetuto oggi. Se giochiamo sotto ritmo siamo una squadra normale. E purtroppo, non lo so, in settimana cercheremo di capire i motivi di questi due risultati negativi. E niente, dobbiamo solo cercare di riprenderci il prima possibile. Sabato prossimo abbiamo uno scontro importante con l'Alma e sono sicuro che ci riscatteremo. Cosa pensa? Le più problemi di testa, di cuore o di gambe? Non lo so, questa è una squadra un po', penso più un problema di testa, di gambe no, perché fisicamente stiamo bene. Il problema è la testa, perché sono dati di fatto. Purtroppo quando giochiamo con squadre che la classifica dice che sono di seconda fascia, non ci mettiamo la giusta intensità, la giusta cattiveria. Quando abbiamo giocato con squadre di alta classifica, sono venuti i risultati e sono venute le prestazioni. Questa è l'unica spiegazione che mi riesco a dare.